Siamo qui a vedere la demo di Champion Shift, che secondo me è assoluto come gioco. Sembra molto 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 carino. E non vedo l'ora di continuare. Mic basso. Più... Che dici? Troppo. Per me è tantissimo. Dovrò alzare anche un pochino il gioco. Troppo? Abbasso un pochino. Abbasso un pochino. 1, 2, 3, microfono. Va bene il microfono? Sì, dai, così è... va bene. Anche perché l'audio del gioco è alla metà, quindi sicuramente. Ok. Allora, i controlli sembrano molto semplici. E io direi di iniziare subito a giocare. Per quello che dice la descrizione di Steam è che ci sarà il multiplayer e questa cosa a me fa impazzire perché il multiplayer su un gioco del genere significa devasto assoluto. Mi dispiace la mancanza della musichetta durante caricamenti e entrata, ma non c'è. Penso lo aggiungeranno dopo. Oh no, aspetta, ho dei volumi che non dovrebbero essere là. Sono rimasto con le casse attive. Ok. Switchino tattico. Confermami se senti bene o se devo abbassare un pochettino con l'audio. Gioco troppo alto. Nero, certo fosse troppo alto. Così dovrebbe essere adatto, perfetto. Io dovrò abbassarlo in cuffia perché lo sento infinitamente potente. Infatti rientro un pochino nel microfono. Vabbè, fa nulla. Direi che è un problema che si può superare. Allora, dicevo, il gioco sembra veramente fico. Praticamente tu devi sopravvivere a delle orde, uccidere boss. Io non devo premere assolutamente niente, devo semplicemente evitare i loro attacchi e dove è possibile fare danno. Che sono questi mostriciattoli, questi tipi. Mi sembrano abbastanza easy. Oh no! Oh no, questi sparano! Scemo! Ottimo! Io tipo lo sento fortissimo. Wait. Così dovresti risentirlo. Confermami, perfetto. Resume. Il mio obiettivo principale, in realtà, non è quello di andare subito sopra ogni punto di interesse, ma è quello di raccogliere un po' di esperienza per sbloccare qualche abilità. Poi mi dovessi trovare. Chi è quello? Sono fortissimo. Magari con qualche abilità in più. Certo, non mi voglio giocare il tutto e per tutto subito, perché voglio farvi scoprire questo gioco al meglio. Così, raccogliamo. L'intermezzo di attacchi, cioè il tempo tra un attacco e l'altro, lo decide lui. Io non sto premendo tasti per attaccare. Per ora mi sembra abbastanza easy. Direi di raggiungere un punto, se no non ci sbrighiamo più. Ho paura che mi despawnino. Eh sì, ciao.
Oh no, perché non mi sono trasformato? Perché c'è una chicca fichissima di sto gioco, che è la possibilità di trasformarsi in auto. E trasformarsi in auto fa danno. Ah. Eccola! Che cacchio è quello enorme? Ecco, aggiungerei una cosa, la schivata. Almeno una schivata. Ora non so se è un power-up oppure no. Ma una schivata andrebbe aggiunta. Anche un minimo. Che sennò diventa ingestibile. Rimani perennemente circondato. Vabbè, l'obiettivo del gioco è quello di ucciderti, quindi. Sai che quasi quasi ci sta che tu non abbia la schivata. Oh no! Oh, non riesco a vedere il countdown di quando ti trasformi in auto. Ok, quest'area cos'è? Celestial Rift. Ah, io devo andare da. Ok. I punti verdi mi portano alle missioni. Fanno partire la missione. Le missioni poi sono. È questo cristallo celeste. Ok, ne ho preso uno. Facciamo un po' di piazza pulita. Oh no! Sono bloccato. Fuggi, fuggi, fuggi! Oh no, ma quanti sono quelli? Che armati sembrano veramente. Le torrette sono fortissime. Secondo me mi fanno un danno schifoso. Un danno irregolare. Io provo a fare un po' di backtracking a vedere se abbiamo dell'esperienza dietro da raccogliere. Ok, se tu scappi. No, sono morto, mi sa. Sono morto. Ok, se tu ti allontani troppo, ti spawnano i nemici davanti. Questo mi piace. Devo andare più tranquillo. Più lentamente. Beh, comunque 10 minuti a partita non è per niente male. Poi non lo so, Ale, te che ne pensi? Allora, raccogliamo subito questo. Sono a livello 2. Completa 3 missioni attive. Io a questo punto fuggirei dritto alle missioni e non perderei tempo. Ok, primo cristallo preso. Se ho capito bene, gli altri tasti non dovrebbero fare. Ah, vedi, con Y faccio gli upgrade. Power Pull Slam. Fire Tires. E Nimbus Strike. Io prenderei l'ultimo. Ah, ne ho vari. Crea una zona d'acqua intorno al giocatore 20% di danno ogni 2 secondi. Che è quello che prenderò perché sembra ottimo. Aumenta del 15% il danno dell'arma contro nemici all'interno di 5 metri e spawna 2 Shakram ogni 4 secondi e fa. Questo è bello. Questo è bello, io mi sa che metto questo. Sì, mi sembra la scelta adatta. Assolutamente. Fuggiamo. Ok, la macchina dura sempre meno. Quindi magari devo cercare di sfruttarla un po'
po' meglio, devo sopravvivere un minuto. Non mi sembra una cosa impossibile. Posso un po' raggirarli. Evitare i proiettili. E quando sono tutti belli riuniti, trasformarsi in auto. Non mi posso trasformare in auto. Ok, forse la fiamma indica quante volte posso trasformarmi in auto. Beh, queste bestioni sono incredibili. Secondo me fa malissimo. Ok, abbiamo uno della fiamma. E infatti posso trasformarmi in auto. Abbiamo capito una cosa in più di sto gioco. Missione completata, prendo il mio diamantino e mi allontano lentamente. Aia, che male. Mi allontano lentamente verso la prossima missione. No, vabbè, in auto. Scemo. Secondo me in coop è una figata sto gioco. No, è già una figata per me. Cioè, per me che gioco già questa tipologia di giochi su mobile. Il fatto che possa giocarci anche su PC è fantastico. Fuggo. No. Ecco, ripeto, la pecca secondo me è proprio la mancanza di una schivata base. E mi devo ricordare di potenziare. Sì, la schivata dovrebbe essere tipo obbligatoria. Però non vorrei che fosse tra i power-up presenti in gioco. E quindi dovrei fare più attenzione quando salgo di livello. Quindi ora proviamo a controllare bene. Controllare bene ogni volta che salgo di livello. Tipo, voglio provare questo qua che è un'aura d'acqua. Ogni 2 secondi. Magari provo a prendere più spesso. Ecco, si dovrebbe fermare il gioco ogni volta che tu sali di livello. Quello secondo me sarebbe più adatto. Invece di dover stare tu attento a quando sali di livello e dover premere Y per poter mettere il potenziamento. Io prendo l'ultimo, che mi sembra fichissimo. Wow. Mi piace molto anche la grafica, in realtà. Non è troppo pesante, non è aggressiva. Punta a un realismo incredibile. Anzi, è quasi un fumetto. Sono stracurioso di giocarlo in coop. Purtroppo la demo non ti permette di giocare in coop. Ed è una cosa orribile. Io rimetto questo, magari spara di più. E Thunderbolt. Così dovrebbero cadere dei fulmini all'improvviso. Mi devo ricordare anche che non è solo un survival, che ci sono delle missioni da svolgere. Andiamo a fare missioni, va? Allontaniamoci lentamente verso la missione. Cerchiamo di fare fuori questi. Non mi sembra obbligatorio il doversi trasformare in auto. Sembra più una di quelle cose da fare
per scappare. Per scappare da tutti. Questo è terribile. Quel raggio è terribile, ti fa allontanare troppo. E ti rifà spawnare dietro. No, l'auto ha più la funzione di apripista. Ovvero passi in mezzo a loro, ma non ho capito se subisci danni in forma... in forma auto o no. Per il raggio, girare intorno significa che io mi trovo davanti a tutti. Quindi mi sembra più conveniente allontanarmi. Vedi, posso fare così, fare pulire tutto. Però, ah cavolo, non dovevo trasformarmi. Allora, Rocket Barrel of Monkey. Il personaggio si chiama Wukong. Non è vero, Yuri. 10 barrel? Andiamo di barrel, va? Ha un altro potere. Increase Sake Bomb e Chain Lightning. Devo prendere l'ultima. Vai, ditemi in chat quale prendo. Ditemi voi. Regalatemi questo sogno, queste emozioni. Chain sembra carina, concordo. Gemini è per Sake. Sake! No, prendo Chain. Un altro. Ruins Sake, dai, per Gemini. Prendiamo il Sake. Per Gemini, mica quanti potenziamenti che avevo. Fire Elixir. O Lightning Crashes. Lightning sembra figo. È vero. Vai, io vado di... tutto tuono, dai. Ho deciso così ora. Mamma, il barrel! Mamma! Ma stiamo iniziando a tirare sulle botte o sbaglio? Prendi tutti questi punti. No, mi butto giù. C'è la missione qua. Facciamo la missione. Vedi quanto dura il raggio. No, mi trovo storto. Mi trovo proprio male. Quindi ogni volta che switch da auto a campione, mi spawna un barile con tre copie. No, io devo iniziare a focussarti. Devo iniziare a focussarti. Mi dai troppo fastidio. Devo iniziare a dar fastidio alle torrette. Se no mi allontanano troppo. Mi tengono molto male. Una posizione veramente scomoda. Cavolo, possibile. Oh, eccolo qua. Del demone riduce il countdown del 10% delle sfere, quindi va in sinergia con quello che mi spara le sfere. Laura ce l'abbiamo già. Drake, scemo, Totò, attacca. Direi che il contratto dei demoni mi sembra quello più adatto al momento. Perché comunque noto che le sfere di fuoco fanno un bel danno.
Non ho capito come attivare il portale. Devo provare ad allontanarmi. Magari evito di farmi esplodere. Oh, nuovo potere. Fire one additional fireball. Oppure posso potenziare l'aura o il chain lightning. Io direi di scoprire prima tutti i nuovi poteri. E poi, nel caso, decidere nella prossima partita cosa fare. O comunque le botte le stiamo tirando. Hai rotto il cazzo. Fortissimo. Sto prendendo tante di quelle mazzate che... Mamma mia. So più quelle che sto prendendo che quelle che sto dando. Destroy target enemy. Quindi, da che raggio quasi distrutto. Oh no, ne sono spawnati tutti e tre. Cavolo. Cavolo. Perché sto rallentando? Ok. Riesco a concentrarmi contro ste cazzo di torrette. Che ogni volta che mi avvicino alle torrette mi arrivano tutte le mazzate di tutti. Ed è un problema. Ok, cosa abbiamo? Gioiello di Manju. Incrementa l'area dell'aura del 20%. E ne incrementa la velocità del 15%. Le sfere dell'Oni sono automatiche. Tutti gli attacchi sono automatici. Tu devi solo spostare il personaggio e fare lo switch in auto. Quindi sei più concentrato a schivare piuttosto che ad attaccare. Anche perché impazziresti con tutti gli input che dovresti dare. Quanto abbiamo Laurea, abbiamo Loni, abbiamo i tuoni, abbiamo veramente un sacco di attacchi in questo momento. Oh no, sono morto. No, dai, ci sarebbe stato male. No, comunque è molto divertente. Ne faccio volentieri un altro paio. Anche perché la demo è questa. Sono partite, non ci sono altre modalità. Ripeto, sono molto 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 curioso dalla coop. Secondo me, giocato in 4 giocatori, questa è la fine del mondo. Allora, vado di istinto mio. Vado di Thunderbolt. Molto cattivo. Ho letto, Ale, ho letto. No, non ti posso rispondere direttamente ai messaggi di Telegram. È un gioco che giocherò anche fuori la live, a essere sincero. Mi piacerebbe vedere un livello account e non solo un livello che si resetta del campione. Quindi dire, ok, devo giocare per sbloccare skin, poteri, c'è motivi per giocarci, ok? Però anche così in realtà non è male, è molto, molto divertente, lo puoi giocare con una mano, non ti richiede chissà quale attenzione. Poi, certo,
Man mano che ti studi i poteri, puoi creare delle strategie. Dalle strategie capisci che puoi fare più danno. Più danno fai, più missioni puoi fare. E qui poi mi ricollegherei. Ok, se ci fosse un livello account, più resisto, più missioni faccio, più sblocco. Quindi resterei più tempo sul gioco. Forse mi sto aspettando tanto da sto gioco. Sicuramente uno di quei giochi che acquisterò. Perché già questa tipologia di giochi mi piace. Guarda Archero, guarda Vampire Survivors. Che anche su PC è molto carino. Sono contento che comunque questo tipo di roguelike stia prendendo piede. Ora mi troverò tutti davanti. Ne sono certo. Aspetto che spawnino pian piano. Così poi fuggo con l'auto. E sparisco. Forward guns. Equipaggia una mod alla macchina. Quindi un potenziamento alla mia versione auto. Sono curioso. Rimetto lightning. Quindi faccio un potenziamento lightning. Voglio vedere l'auto. Oh, spara l'auto. Ah, sono spawnati dei mostri nuovi. Significa che ho fatto più kill del solito. Questo mi rende molto molto felice. Non ho capito se l'esperienza despawna o se rimane lì fissa. Penso che despawni. Questo vabbè, per mio gusto personale, preferirei non spawnasse. Ci sono altri campioni. Vengono mostrati nel trailer. Comunque sono tutte auto, hanno equipaggiamenti auto differenti. Sembrano anche fighi quelli. Ok, Wukong l'abbiamo visto in qualsiasi gioco. Non è uno di quei personaggi che originale, va, vediamolo così. È spesso associato campione Wukong. So per certo di aver visto un Wukong in molti giochi. E questa è una pecca. Madonna, Madonna! Come ha fatto a volare l'auto? Forse troppi nemici fanno volare l'auto. Possibile? Iniziano a essere davvero tanti. Cioè vedo gli scattoni per quanti nemici ci sono. No! Come ho fatto a morire? Forse i. Sì, hai ragione, forse i collider, le hitbox sono a forma di palla e quindi il veicolo tende a saltare. Chissà se è un comportamento voluto o se è un comportamento involontario. Come dire, è un comportamento involontario, l'ho
lo tengo così, meglio di niente. Anche perché se io immagino un collider quadrato, l'auto non riuscirebbe a passare in mezzo. No, no, quelli piccoli che hanno lo scudo a palla. E quelli... Ok, io pensavo questi. Tipo le... Questi droni. O i tipi. Cioè i tipi dovrebbero avere il... la hitbox tipica di Unity. Quella sorta di capsula gigante che di solito si usa sugli Unity. Non so se in chat avete presente. Vabbè, Drake, lo so che tu ce l'hai presente. Se quel tipo di hitbox può dar fastidio quando sei in forma auto, e che hitbox ha l'auto? Perché io magari nel mio immaginario immagino che la hitbox dell'auto è un rettangolo con il modello dentro e le texture. Ok, devo controllare di più la mappa. Sì, in questa zona... Sì, in questa zona ci siamo andati. Sto prendendo sempre la stessa... La stessa missione. Oh no, sono veramente troppi adesso. Allora, prendiamo il primo che aumenta del 25% i danni dell'arma. Di nuovo il primo, perché guadagni 40% di danni dell'arma quando sei sotto... quando la vita dei nemici è sotto al 90%. Aumenterei all'80%. Adesso i danni arma dovrebbero essere sgravi. Questa zona della mappa non l'abbiamo vista. Io provo comunque a raggrupparli, ma mi spawnano sempre alle spalle. Questa cosa che mi spawnano alle spalle mi dà un fastidio che non ti sto a raccontare. Cioè, te lo mostro. Piuttosto ti mostro che ho fastidio. Quanti sono questi? Forse hai ragione. Quelli a forma di palla sono quelli che ti... Quanto sta durando, sta... Oh! Quanto stava durando la versione auto? Tantissimo! Quindi sti punti... Eras Rage. Incrementa del 20% l'arma per... il danno dell'arma del 20% per 3 secondi dopo l'uccisione di un nemico. Dale, io continuo di mazzate. Voglio le mazzate forti. Minotauro Slam. 20% di danno e collisioni quando fai uno slamming. Non so come si faccia uno slamming. Io continuo con questi marroni che sembrano una roba uscita dalla mitologia greca. Knockback. Knockback è molto utile. Knockback è sgrava sta cosa. Mi sa che i poteri... sblocchi i poteri in base ai poteri che prendi, come se andassero in sinergia.
Quindi se io metto danno... danno di... dell'attacco, per esempio dall'arma base, poi mi troverò knockback, mi troverò slamming. Questo è figo, questa è una genialata, questo è geniale, mi piace. E stiamo facendo la strage rispetto alle partite precedenti. Mi sembra di fare il devasto. Mi devo ricordare di premere Y più spesso. Mi devo assolutamente ricordare di mettere Y più spesso. E ora voglio distruggere queste cazzo di torrette che le odio. Non so se odio di più i nemici che mi spawnano alle spalle o le torrette. Probabilmente le torrette sono il mio incubo. Ah, adesso è molto meglio. Cioè, anche se mi spawnano da dietro, io giro intorno a questi, li raggruppo, prendo la mia esperienza e amen. Cioè, fantastico. No, le palline! Le dette palline con lo scudo. Ovvio, sta partita è incredibile. È incredibile. Cioè, sento fisicamente le mazzate. Ecco, una cosa... io man mano che gioco dico... Aggiungerei... La vibrazione al controller. Non c'è. Aggiungerei una vibrazione quando muore qualcuno. Non c'è la vibrazione al controller. E non ci sono le impostazioni. Questa cosa mi fa male al cuoricino. Questa cosa mi fa veramente male. Perché con la vibrazione aumenteresti l'immersività di un botto. È un gioco comunque che... beh, pensa che ora che dai... una per cavolo, 90 nemici. Vero. Vero. Ma tipo mettere... limite a... un tot di nemici. O quando tu attacchi. Ok, quindi solo la vibrazione... dell'arma base. Che fai? Pam. 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 E metti una vibrazione, fai... una vibrazione ogni 2 secondi. Mi stavo incartando lì, per guardare la chat. Secondo me spacca. Cioè, è davvero una cosa da andare da dagli sviluppatori e chiedere e dire: guarda, io ho giocato alla demo e mi sono venute queste idee, mi fate un personaggio. E fai un personaggio ispirato agli alberi. No, no, sto gioco per me già sta creando già dipendenza. Cioè, se io avessi questo gioco, se io avessi questo gioco sul telefono, sarebbe la fine. Soprattutto se ci fossero gli aggiornamenti che ho detto io. No, l'abbonamento non lo comprerei mai. Non l'ho fatto per World of Warcraft. Figuriamoci se lo faccio per... che poi... tra questo e World of Warcraft io mi espongo. Mi diverte molto di più questo. Parere personale.
perché qui devi praticamente usare solo l'analogico. Io sto girando intorno a loro. Ogni tanto premo Y per dire: oh, ho dei livelli che devo usare, sono tre. Cioè io stavo giocando con tre livelli in meno. Comunque, tolte ste cazzo di torrette, diventa tutto mostruosamente più facile. Guarda che sta partita sono quasi 20 minuti, eh. Bugia, sono 10 minuti. Bugia, c'è il cronometro sopra. Ho esagerato. E non ho ancora concluso una missione. Cioè io mi sto divertendo a uccidere i nemici, non sto calcolando le missioni. Capisci? Forse forse visto non rende quanto giocato, perché in game è veramente molto più frenetico. Devi stare proprio a un range per far partire l'attacco. Mi devo sempre ricordare di premere Y. Quindi magari in game devi stare più attento. E io ti invito comunque, Totò, a scaricarti quantomeno la demo. Ce lo vedo, ripeto, ce lo vedo bene con un pass. Ce lo vedo bene free to play. Ma dubito sia free to play. Dubito che esca free to play. Perché non c'è scritto nulla su Steam. C'è scritto aggiungilo alla wishlist. C'è scritto anche qui, quando entri nel menu. E non mi sembra cosa da free to play. No, no, secondo me anche meno del 50%. Questo gioco c'ha, nonostante ne abbia visto altri molto simili, secondo me devono aggiungere ancora molta roba. È divertente così, eh. È divertente già così, ma con la cosa in più del pass sarebbe incredibile. Sarebbe assolutamente incredibile. Gli altri ruci si li aggiungeranno. Sono cambiati i nemici. Stanno iniziando a cambiare i nemici. Stanno diventando verdi e gialli. E mettono lo scudo. What the fuck? Oh no, mi servono cure. Sta arrivando alla mia fine. Ecco. Un potere che consiglio agli sviluppatori è quello del guadagnare vita, poca vita ogni tot di secondi. Quindi aggiungere una rigenerazione della vita che ti permette comunque nel tempo, man mano che non subisci danni, di ripristinarti la vita. Quello sì, assolutamente. Poi una schivata sembra essenziale. Sì, l'auto può essere usata per fuggire via, ma non lo so, forse non la sfrutto bene io, non ho idea. Comunque ragazzi, questo era Champion Shift e personalmente mi piace tanto, mi piace proprio assai. Io vi ringrazio per essere stati con me, per la compagnia, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!